Leggiamo che un armatore onorato della linea di navigazione Mobi avrebbe versato dei soldi a un sito di Grillo, alla società Casaleggio, per della pubblicità. Direte nulla di illecito, per carità. Poi pare che queste operazioni però siano state segnalate come operazioni sospette, perché si tratta di molti soldi, centinaia di migliaia di euro. Poi pare che l'ambiente grillino abbia fatto degli emendamenti nella direzione auspicata da Onorato e della Mobi. Proprio come ha fatto Renzi, il suo avvocato Bianchi era avvocato di Toto, delle autostrade, e poi spuntavano gli emendamenti che l'avvocato Bianchi mandava a Palazzo Chigi, dove allora regnava Renzi. Grillini, eravate trasparenti, però poi la taverna aveva la mamma con una casa popolare a cui non aveva diritto. Eravate trasparenti, ma la Trenta, non più ministro della difesa, aveva fatto assegnare il suo alloggio militare al marito con un incarico discutibile. Grillini, eravate trasparenti, ma il padre di Maio aveva fatto degli abusi edilizi. Grillini, eravate trasparenti, ma il padre di Battista aveva qualche dipendente in nero. Qual è la vostra moralità? Grillo condannato per omicidio, Grillo con il figlio indagato per stupro, ci auguriamo innocente. Farò un dossier contro di voi. Philip Morris, società che distribuiscono il cibo a domicilio, la Mobi di Onorato ed altri, hanno dato un sacco di soldi alla società di Casaleggio per dei lavori, per delle prestazioni trasparenti e corrette. Non lo metto in dubbio, vedremo. Però poi spuntano gli emendamenti, poi spuntano altre cose. E perché autorità di garanzia vi controllano, segnalano queste operazioni come operazioni sospette? Io su Grillo e la società Casaleggio ho preparato un dossier che manderò alla magistratura e alle autorità di garanzia. Le vicende su cui fare luce sono tantissime. Uno vale uno. Mi pare che valiate molto di più, molti più soldi. Vi controlleremo.